mentre mangiavano. Egli prese il pane, lo spezzò e pronunciò la preghiera di benedizione. Prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Quindi prese un calice, lo benedì, lo diede loro e ne bevvero tutti. Bevetene tutti, questo è il mio sangue dell'alleanza, che sarà versato per tutti in remissione dei peccati. Gesù turbato si rivolge ai discepoli. In verità vi dico, uno di voi mi tradirà. Signore, chi è? Sono forse io. È colui a cui porgerò il boccone che sto per incingere. Intanto il boccone lo prese e lo porse giù. Così prese il boccone, quello uscì subito. Era notte. Maestro, noi siamo tutti confusi. Spiegati meglio, che sarà di te? Questa notte sarò preda dei nemici. Uno di voi vi consegnerà nelle loro mani, lasciando solo chi vi fu maestro, e dimostrerò ancora che l'amor mio è così grande da sacrificare la mia vita per tutti voi. E chi oserà toccarti, Signore? Per te sono pronto ad andare in prigione ed anche alla morte. In verità ti dico che oggi, questa notte stessa, prima che il gallo canti due volte, mi rinnegherai tre volte. Ti farò vedere come saprò usare questa spada e nessuno sarà toccato. Pietro, non sarà mai così. Questa notte aspetteremo il nemico. Intanto Gesù se ne andò con i suoi discepoli oltre il torrente Cedron. Lì c'era un giardino, Getsemani, e vi entrò con i suoi discepoli. Gesù stava ancora parlando quando Giuda, uno dei dodici, sopraggiunse. Insieme a lui v'era molta folla, munita di spade e bastoni. Era stata mandata dai sommi sacerdoti e dagli anziani del popolo. Dopo averlo catturato, lo condussero dal sommo sacerdote Caifa. Intanto Pietro, avendolo seguito da lontano fin dentro il cortile del sommo sacerdote, se ne stava seduto con i servi di lui e si scaldava vicino al fuoco. I presenti quindi affermavano di averlo visto insieme a Gesù, ma egli negò per tre volte. In quell'istante un gallo cantò. E Pietro si ricordò delle parole che Gesù gli aveva detto,
prima che il gallo canti due volte tu mi rinnegherai. Nel frattempo i sommi sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano qualche falsa testimonianza contro Gesù, e quando egli affermò di essere il Cristo, il figlio di Dio, decisero che il mattino seguente lo avrebbero condotto davanti a Pilato, il quale avrebbe firmato la sentenza di morte. Lo voglio morto. Tutto il popolo vuole condannare costui. Egli si è permesso di dire che è il Cristo Re, il Figlio di Dio. La legge conferma che un uomo condannato ai flagelli siano date 39 sferzate. Mentre voi avete esagerato. Ma la legge dice poi che ad un uomo si trapassi il capo con pungentissime spine. Questa è una legge fatta da voi. La gente vuole che si condanni a morte il Nazareno. E tu, Pilato, che cosa aspetti? A condannare costui che si è permesso di dire che è il figlio di Dio. Pilato si rivolge a Gesù. Non rispondi, non vedi di quante cose ti accusano. Io ho il potere di condannarti o salvarti. Pilato, tutto il popolo comincia a sollevarsi. Presto, firma la sentenza di morte. Io conosco bene l'innocenza del Nazareno. Voi? Vedo solamente in voi la malvagità e il popolo che si solleva contro di lui perché è spinto da voi. In questi giorni di festa si usa liberare un condannato a morte. In carcere abbiamo Barabba, è l'uomo più tremendo e delinquente della vostra città. È accusato di omicidio. Ora ho davanti quest'uomo innocente. Chi volete che vi liberi? Barabba o Gesù Nazareno? Non rispondete! Barabba! Gesù! Ma che male ha fatto costui? Io non trovo in lui nessuna colpa
che meriti la morte. Che cosa farò dunque del Nazareno? Crocifiggilo! Crocifiggilo! Pilato, visto che non otteneva nulla, prese dell'acqua e si lavò le mani davanti alla folla, dicendo: io sono innocente del sangue di questo giusto. Voi ne risponderete. Il suo sangue su di noi e sui nostri figli. Ma che male ha fatto? Io non lo riconosco colpevole. Pilato, se non scriverai subito la sentenza di morte, ti dichiari nemico dell'imperatore. Giacché così volete, scrivo la sentenza. La sentenza deve stabilire che il Nazareno deve morire in croce, in mezzo a due ladroni. Io scrivo quello che vi suggerisce la vostra cattiveria. Pilato scrive la sentenza.